Nord, Matteo Salvini, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Salvini, ha visto i sondaggi, con il centrodestra unito potreste vincere le elezioni. Tra i due litiganti, PD e 5 Stelle, il terzo gode, ci aveva mai pensato? Beh, stiamo governando e bene, stando ai numeri e alla soddisfazione dei cittadini. La Lombardia e il Veneto da più di 20 anni hanno dei servizi a livello europeo e dei costi anche della politica fra i più bassi in Italia, quindi mi piacerebbe che tutto il Paese possa godere di stesso trattamento. Quindi lei la vede un'unione Meloni-Salvini-Berlusconi? A livello locale c'è già, a livello nazionale bisogna chiarire alcuni passaggi. Stiamo all'attualità. La Turchia in Europa io non penso che possa essere il futuro dei nostri figli. Devo capire se Berlusconi ha cambiato idea rispetto al passato e alla sua amicizia con Erdogan oppure no. Mi sembra che quello che sta succedendo in Turchia abbia poco di democratico. Deve capire anche, onorevole, se volete la stessa moneta o no, che non è poco. Beh, ma 7 premi Nobel per l'economia hanno certificato che una moneta unica per 18 paesi diversi è una follia, è un esperimento nato male e finito peggio. Dal mio punto di vista l'Italia, per tornare a essere Italia, deve controllare la moneta, le banche e i confini. Senta, lei sarà nostro ospite a breve di nuovo, si confronterà anche con altri ospiti, approfondiremo tutti i temi. Intanto ci dica, voi farete una manifestazione il 25 aprile a Verona sulla legittima difesa, lì Berlusconi lo inviterà? Lì invitiamo 60 milioni di italiani per chiedere un paese libero e sicuro. La legittima difesa deve essere un diritto sempre e comunque. Oggi purtroppo ha più diritti l'aggressore dell'aggredito. Quindi il 25 aprile a mezzogiorno noi saremo a Verona per ricordare che l'Italia è un paese libero dalla dittatura, ma se non è sicuro non è libero fino in fondo. Ma con Berlusconi o no? Con tutti quelli che ci vorranno essere, ovviamente. Senta, la domanda sorge spontanea, non è che fate prima allearvi con i 5 Stelle? Sull'euro la pensano come voi. Di Maio ha detto importiamo dalla Romania il 40% dei criminali, sembrate molto simili. Però loro parlano, noi facciamo, quindi loro sull'euro e sull'Europa cambiano idea ogni quarto d'ora, facciamo referendum, entriamo, usciamo. Io ho il coraggio di dire quello che propongo agli italiani come patto di governo, una nostra moneta, il controllo dei confini. I 5 Stelle, io ricordo, che hanno depenalizzato insieme a Renzi il reato di immigrazione clandestina e 9.000 sbarchi in poche ore non sono un'emergenza, sono qualcosa di organizzato e finanziato che porterà solo disastri. Torniamo anche su questo, ma per ora quindi lo escludiamo, un governo Lega Grillo. Sì, perché non puoi dire una cosa al lunedì e farne un'altra al martedì. Senta, lei sa che alla fine però in Italia tutte le elezioni e il successo delle forze politiche alla fine si giocano sempre sull'economia. Ha visto la cosiddetta manovrina di Gentiloni? Avevano promesso non alziamo le tasse, in effetti non le hanno alzate, questo è un dato di fatto. No, in realtà avevano promesso per mesi di abbassarle, abbasseremo l'IRPEF, si sono inventati questo reddito che va sostanzialmente a vantaggio, e io ci scommetto, di chi è arrivato in Italia da poco tempo e non degli italiani in difficoltà, ma non hanno toccato il cuore del problema, semplificazione della burocrazia, semplificazione dei tempi della giustizia. Io ricordo che il falso Made in Italy, giusto per fare un tema concreto, molte persone avranno appena mangiato e bevuto, mi auguro, qualcosa di buono per Pasqua, ebbene il fatto che l'Europa ci impedisca di difendere i nostri prodotti ci costa 60 miliardi di euro di mancate esportazioni all'anno. Il buon Dio ci ha dato una terra e un mare stupendo, io voglio un governo che difenda dal Made in Italy, non voglio che i miei figli mangino le schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. Senta, non so se è così, però si fanno tra i 20 e i 30 miliardi che dobbiamo trovare a fine anno. Ci ha pensato che se poi vincete le elezioni sarà lei con Meloni e Berlusconi a doverli trovare? Guardi, innanzitutto le elezioni non spaventano mai e dopo Monti, Letta, Renzi e Gentiloni io non vedo l'ora che gli italiani possano tornare a votare. 20 miliardi di euro, secondo i dati di Confcommercio, quindi non della Lega, li trovi domani mattina applicando alle regioni la stessa spesa per fare la stessa cosa. Costi standard, federalismo fiscale si chiama.
1,5 miliardi di euro lo trovi regolamentando, togliendo dalle strade e tassando la prostituzione. Miliardi di euro li recuperi in fatturato togliendo le sanzioni contro la Russia. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Oggi sono usciti i dati sui vitalizi delle regioni. Ci sono alcune regioni che hanno tagliato i vitalizi, altre che continuano a mangiare e a spendere quello che non hanno. Non è più possibile che ci siano italiani di serie A e italiani di serie B. Senta onorevole, per ora però i soldi si trovano con la rottamazione, che tra l'altro sta andando molto bene. Si pensa anche alla rottamazione delle liti fiscali oltre che delle cartelle. Quello in fondo sarebbe dell'ossigeno per gli italiani, o no? Su questo io proporrei un patto fiscale con tutti gli italiani per far tornare a lavorare, a produrre, a pagare le tasse tutti quelli che sono ostaggio di Equitalia. Di più, io toglierei anche il limite di spesa al denaro contante e nella proposta della Lega c'è una tassa unica per tutti al 15%. Io, Stato, voglio tornare a scommettere sulla buona fede dei miei cittadini. Allora, io la ringrazio, dopo torneremo a parlare anche di questo, perché c'è chi dice che costerebbe 40 miliardi, ma ci rivediamo dopo. Grazie a Matteo Salvini, a più tardi. Ecco, Matteo Salvini ci saluta. Grazie, ma più tardi torna. A più tardi. Grazie Salvini, al momento.